due squadre in salute che vogliono continuare la propria striscia positiva. Buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti al Centro Sportivo Begato di Genova per Genoa-Pisa, 19esima giornata del campionato Under 17. Passiamo subito alle formazioni, partendo da quella dei padroni di casa che rispetto alla vittoria contro il Sassuolo ne cambiano due. Frasca tra i pali prende il posto di Boschi e Dodde a centrocampo sostituisce Colzi. Rispondono gli ospiti con una sola novità rispetto al successo per 2-0 contro il Napoli. Si tratta del portiere Olivieri, prende il posto di Menichini. Cannarsa apre di prima sulla sinistra per Raicev, che può andare all'uno contro uno con Deseri. Se la allunga, la mette in mezzo, Frasca in uscita, la lascia lì e Lovo deve solo spingerla dentro. 2 minuti e mezzo e il Pisa è già avanti 1-0. Passaggio all'indietro forse un po' corto, Camilletti ci arriva e lancia Romano, occhio alla velocità del numero 10 che va via, Baldacci la mette in mezzo e Decator per centimetri non trova l'impatto col pallone. Carbone apre per Venturino, saltato secco Bendoni e rimane anche in piedi, cross in mezzo, Ecator sbaglia, il pallone però gli torna e stavolta non tradisce, pareggio del Genoa con Ecator. Venturino isolato ancora all'uno contro uno, se la sposta, la mette forte e Rossi se la butta letteralmente in porta, ha ribaltato la partita al Genoa, nasce tutto ancora una volta dalla fascia di Venturino. Tutto pronto per il corner battuto ora sul secondo, traversa e poi Baldacci da due passi se la ritrova praticamente addosso, gli rimbalza contro ed entra in porta, 2-2 del Pisa, di nuovo parità, che bella partita. Romano sul pallone, fischia l'arbitro, parte il numero 10, gran risposta di Olivieri con la mano di richiamo. Bendoni va sulla sua verticale, tocco centrale, capisce tutto Fazio, la tocca per Romano in profondità in direzione di Ecator che con la punta anticipa Olivieri in uscita e fa 3-2 all'88esimo, il Genoa rimette la testa avanti. Ultima chance per il Pisa, sale anche Olivieri, pallone sul secondo palo, Vallini lo rimette, il Genoa riesce ad allontanare, occhio che ovviamente la porta è sguarnita, sulla sfera però arriva di nuovo il Pisa, Cannarsa rimette il pallone in area, colpo di testa e traversa di Rossi, il pallone ancora lì, si accartoccia Vallini e l'arbitro dice che non c'è più tempo, il Genoa riesce a vincere 3-2. Il Pisa fino all'ultimo secondo ha avuto il pallone per il pareggio.